Ok, facciamo la correzione del compito sulla divisione dei polinomi scomposti nel polinomio. Chiedeva, esegui le seguenti divisioni. Non vi chiede di scomporre il dividendo. È essenziale capire bene la domanda. L'1A, per esempio, era 3x alla seconda più 2x più 5 diviso x più 3, e questo lo si poteva fare con la divisione dei polinomi qualsiasi oppure con un fin calcolando il quoziente e il resto, che a priori non è detto che sia 0, non è detto che i due polinomi siano divisibili per forza. Non vi ho chiesto, non vi sto chiedendo di scomporre questo polinomio, per cui dovete trovarne un divisore. Quindi fare questa divisione, punto. Ok? Una possibilità è fare la divisione con Ruffini, d'accordo? Non è l'unica. Per eseguire la divisione, ad esempio, con Ruffini, si prendono i coefficienti del polinomio dividendo, che sono 3, 2 e 5. Tutti positivi. Oppure preferite più 3, 2, 5 per digitare il segno. Dopodiché si tratta delle famose righe verticali, prima del primo coefficiente, prima dell'ultimo, la riga orizzontale, e si mette in questo angolino non 3, ma meno 3. Cioè, se usate Ruffini, ripeto, il divisore, per poter raggiungere il divisore, deve essere di primo grado e deve essere nella forma x meno un numero. Se qui c'è x più 3, il numero che devo mettere qua sotto è meno 3, non più 3. Dopodiché si abbassa il primo coefficiente, che equivale a sommare questo con quello che c'è qua, siccome qui c'è 0, ho appena cominciato a fare la divisione, non c'è niente qui sotto, 3 più 0 fa 3. E poi si moltiplica, meno 3 per più 3 fa meno 9, più 2 meno 9 si somma meno 7, meno 7 per meno 3 21. Più 21. Più 21, più 5 più 21 più 26, più 26. La divisione dà resto. 3 e 7 sono i coefficienti del quoziente, quindi il quoziente qx sarà 3 per x meno 7 e il resto è più 26. Non era chiesto altro, non di scomporre questo. Calcolo il quoziente e il resto se c'è. Non è vero che questo polinomio è uguale a x più 3 per 3x meno 7, o meglio, è uguale però più il resto, eventualmente si è proprio provato a scriverlo, qualcuno l'ha fatto, ma non era necessario. Qualche domanda? No. Dividiamo questi due polinomi, 2x alla terza più, no scusate, meno, stavo rileggendo la prima, 2x alla terza meno 5x alla seconda più 3x più 1 diviso x meno 2.
e qui posso usare lo fine, va bene. Di nuovo elego i coefficienti, cioè i numeri che moltiplicano la x, posto che l'abbia già ordinato. Quindi c'è 2 meno 5 più 3 più 1. E in fondo in questo angolino cosa metto? 2 più 2. Più 2, cioè l'opposto di quello che c'è dopo la x. Più 2, abbasso il primo coefficiente, moltiplico 2 per 2 fa 4 più 4. Meno 4 più 4 meno 5 fa meno 1. 2 per meno 1 fa meno 2. Più 3 meno 2 fa più 1. 2 per 1 fa 2. 1 più 2 fa 3. Il quoziente quindi è un polinomio di che grado? Di secondo grado, i cui coefficienti sono 2, 2x alla seconda, quindi 2x alla seconda meno x più 1, e il resto della divisione è 3. Più 3. Ripeto ancora una volta. Da qui a qui si somma, in verticale si somma, e questo numero viene moltiplicato per questo, e il risultato, che è una moltiplicazione, questo risultato viene messo nella colonna successiva. E poi si continua, si somma, si somma, il zero si è finito. Esercizio 1C. Quindi conta la lettera B, 3B alla quarta, meno 7b alla seconda più 3b meno 1 diviso b più 2. Qui si può fare un fine qua, perché per la cosa importante è accorgersi che manca il termine di terzo grado. Non metterlo è un errore fatale. Quindi, siccome manca B alla terza, il suo coefficiente è 0. Quindi questo è opportuno riscriverlo come 3B alla terza più alla quarta, scusate, più 0B alla terza meno 7B alla seconda più 3B meno 1, eccetera, eccetera. Quindi c'è fatto un po' 3b alla quarta. Quindi i coefficienti sono 3, 0, meno 7, più 3, meno 1. E qui nell'angolino a sinistra metto l'opposto di quello che c'è dopo la lettera. Cioè qui c'è più 2, la metto meno 2. E poi comincio la divisione, abbasso il 3, cioè 3 più 0 fa 3, meno 2 per più 3 fa meno 6, 0 meno 6 fa meno 6, meno 2 per meno 6 fa più 12, meno 7 più 12 più 5, meno 2 per più 5 fa meno 10, meno 10. Più 3 meno 10 fa meno 7, meno 2 meno 7 più 14, meno 1 più 14 più 13. Il resto è 13, il quoziente si chiama una fase successiva, il quoziente
è un polinomio in B, non in X, la lettera è la B. È 3, B alla terza, quando divido con Ruffini ho il quoziente che è di 1 a un grado di un'unità inferiore al dividendo, meno 6B alla seconda, più 5B meno 7, e il resto è più 13. Ok? Tutto chiaro? Nell'esercizio numero 2 invece si chiedeva di scomporre i polinomi usando la regola di Ruffini. Qui sì, devo trovare due polinomi che moltiplicati l'uno per l'altro danno quello che mi fornisce l'esercizio. Due A, lo scomponi con Ruffini, qui c'era un vincolo, che mi ha chiesto esplicitamente di usare la regola di Ruffini. 5x alla seconda meno 4x meno 1. Per scomporre il polinomio devo trovare un divisore. Scomponi. Il divisore nella forma x meno a, dove a non so quanto vale. Per adesso. Lo cerco tra i divisori di meno 1. Che è il termine noto, che è quello che non moltiplica nessuna x. Esempio 1 o meno 1. Il resto della divisione vale il valore del polinomio quando x vale a, nel nostro caso, quando x vale meno 1. Proviamo meno 1. 5 per meno 1 alla seconda che fa 5, meno 4 per meno 1 fa più 4, meno 1. Questo non funziona, non è 0. Proviamo invece 1. Proviamo se A è 1, il resto vale il valore del polinomio se x vale 1. Quindi 5 per 1 che fa 5, meno 4 meno 1 che fa 0. Questo funziona. Quindi il resto è 0, il polinomio è divisibile per x meno 1, cioè x meno a, con a che vale meno 1, cioè più 1. Perché questo dà resto 0. Posto che ho trovato il divisore, faccio la divisione. Quindi andiamo a dividere, ossia 5x alla seconda meno 4x meno 1, lo divido per x meno 1. 5 meno 4 meno 1. Via sinistra cosa metto? 1. Il polinomio si annulla se x vale 1, cioè l'opposto di quello che c'è dopo la x nel divisore. 5 più 0 fa 5, 5 per 1 fa 5, meno 4
più 5 fa 1, 1 per 1, 1, 1 meno 1, 0. Il resto è 0, è quasi non fosse così. Se qui non viene 0, sbagliate il calcolo. Il quoziente è 5x più 1, quoziente della x, quoziente del termine noto. Quindi se il quoziente è 5x più 1, se il divisore è x meno 1, morale della favola, che è quello che mi chiede l'esercizio, il polinomio di partenza 5x alla seconda meno 4x meno 1 è scomponibile in divisore x meno 1 per quoziente 5x più 1. Quindi sì, è essenziale scrivere questo, non è sufficiente scrivere qual è il quoziente. Se scrivo solo qual è il quoziente è incompleto, perché lo scopo non è fare la divisione, lo scopo è scomporlo. Come alle medie quando facevate quei numeri. Se io dico scomponi 15, e lui mi dice 15 è divisibile per 5, non mi dice altro, non ha scomposto il 15. Esercizio 2D. Componi. Poi non era x alla terza meno x alla seconda meno 3x meno 9. E cerco divisori del tipo x meno a, con a tra i divisori di meno 9. C'è 1 meno 1, 3 meno 3, 9 meno 9. Ok? Allora, 1 non funziona perché 1 meno 1 fa 0, d'accordo? Meno 3 per 1 fa meno 3, fa meno 12, non funziona l'1. Meno 1, quindi meno 1, di nuovo meno 1, fa meno 2. Meno 3 per meno 1 fa più 3, meno 3, scusami, più 3 meno 2 più 1 e meno 8, non funziona. Vediamo il 3. Se A è uguale a 3, il resto, che il polinomio 6 uguale a 3, vale 3 alla terza fa 27, meno 3 alla seconda che fa 9, meno 3 per 3 che fa ancora meno 9 e ancora meno 9. Totale 0. Questo funziona. Quindi questo polinomio è divisibile per x meno 3. Perché a x meno a, se a vale 3, il divisore è x meno 3. E nell'angolo a sinistra, nella tabella di Ruffini, metterò più 3, perché a vale più 3. Facciamo la divisione. Riporto i coefficienti del polinomio dividendo 1, meno 1, meno 3, meno 9. E qui metto 3. Passo l'1, 3 per 1, 3. Meno 1 più 3, 2. 3 per 2, 6. Meno 3 più 6 fa più 3. 3 per 3, 9. 9 più meno 9, 0. Questo è il quoziente. X alla seconda più 2x più 3. E questo non si scompone di fatto.
Tra un poco impareremo come si fa a capire subito che non sono scomposti. Quindi il nostro problema di partenza, x alla terza meno x alla seconda più meno 3x meno 9, è scomponibile in x alla seconda più 2x più 3 e x meno 3. Il polinomio di partenza è uguale al quoziente per il divisore. Di nuovo cerchiamo il divisore di questo polinomio nella forma x meno a con a tra i divisori di meno 14. Quindi 1 meno 1, 2 meno 2, 7 meno 7, 14 meno 14. 1 e meno 1 non funzionano. Ok, provare 1 meno 5 meno 4 meno 14 fa meno 18, non funziona. Meno 1 nemmeno, questo viene 1 più 5 meno 4. 1 più 5 fa più 4 meno 10, non funziona. Proviamo col 2. Se A vale 2, il resto della divisione, che è il polinomio quando x vale 2, viene 2 alla seconda fa 4, okay? Meno 5 per 2 fa meno 10, meno 14, scrivo qua sopra, viene meno 20, non è 0. 2 non funziona. Cambio pagina, proviamo meno 2. Se A vale meno 2, allora il resto vale meno 2 alla seconda, meno 5 per meno 2, meno 14. 4 più 10 meno 14 è 0, questo funziona. Il divisore è x meno meno 2. X meno a è x meno meno 2, cioè x più 2. Quello è un divisore del polinomio. Vediamo qual è il quoziente. Facciamo la divisione 1 meno 5 meno 14, mi do messo meno 2, lo passo 1, meno 2 per 1 fa meno 2, meno 5 meno 2 meno 7, meno 7 per meno 2 più 14, il quoziente è x meno 7, quindi il nostro polinomio di partenza x alla seconda meno 5x meno 14 è scomponibile in quoziente x meno 7 per divisore x più 2. Ok,
ripeto di nuovo, se devo fare la scomposizione, trovare il quoziente non è sufficiente. La scomposizione si chiede, scrivi questo polinomio come prodotto di altri polinomi, se si può. Scrivere solo il quoziente non risolve il problema, non risponde alla domanda. Tutto chiaro? Esercizio successivo. Componi, quindi si lasciava libertà di scegliere quale tecnica. Qui si vede tipo i nomi. C'era componi. Il primo era meno 2 xb alla seconda, meno 4 xb, meno 2 x. Un trinomio, se non mi si chiede come, vuol dire che posso scomporre in qualsiasi modo. In questo caso devo seguire una scaletta ben precisa per scomporre nel modo più efficace possibile. Primo, raccoglimento fattore comune totale. I tre monomi hanno fattori comuni? Sì. Qual è il loro massimo comune divisore? Meno 2x. Quindi meno 2x davanti. Perché c'è dappertutto. Dopodiché qui devo fare meno 2x alla seconda diviso meno 2x, mi rimane b alla seconda, più b alla seconda. Meno 4x diviso meno 2x fa più 2b. Meno 2x diviso meno 2x fa più 1. Prof, come mai non è ancora più 1? Sì, è sbagliata perché ho messo il meno. Come mai più 1 è sbagliata? Questo è la forza, l'errore là. Sì. Ma qui non è il caso di fermarsi, perché nella parentesi adesso ho un prodotto notevole. Quadrato di b, doppio prodotto, altro quadrato. Meno 2x, b più 1. Adesso ho finito. Poi c'è il 3B, domande? Totale non si può fare, parziale non si può fare, non è un prodotto notevole, non resta altro che Ruffini o il trinomio caratteristico. Qui forse la scelta più veloce è il trinomio caratteristico, perché devo trovare due numeri da cui somma sia meno a più 2, il prodotto è 2a. Quindi meno a e meno 2. Hai tre termini e lasci fuori uno. Sì. Come li raggruppi? Puoi moltiplicare, d'accordo, a quel punto là sì puoi fare quel mezzo parziale, perché allora ne hai quattro. Oppure si può usare Ruffini cercando tra i divisori di 2a. 1 meno 1, 2 meno 2, a meno a. E li ritrovi qua. Ok. Se uno non vede, ripeto, il trinomio caratteristico, può utilizzare il fini cercando tra i divisori di questo numero. Cerca per esempio il resto della divisione mettendo il polinomio quando x vale 2. Avrai 4 meno a più 2 per 2 più 2.
2A. Fatemi scrivere la mia pagina, viene 4 meno A più 2 per 2 più 2A, 4 meno A per 2 fa 2A, meno 2 per 2 fa meno 4, è 0, qualunque sia A. Quindi il polinomio è divisibile per i meno 2. Facciamo la divisione, i coefficienti sono 1, l'altro coefficiente non è meno 1, ma è meno A più 2, e il terzo è 2A. I coefficienti sono tutto ciò che non è x. In questo caso i coefficienti hanno le lettere. Abbiamo trovato che il divisore è x meno 2, quindi più adesso 2, abbasso 1, c'è 1, 2 per 1 fa 2, meno A più 2, più 2 fa meno A, perché meno 2 più 2 fanno 0. 2 e meno A fa meno 2A, meno 2A, il resto è 0, il quoziente è x meno A. Il quoziente meno A, e quindi x alla seconda meno A più 2 più 2A è componibile in x meno A. Ultimo esercizio. Si scompone raccogliendo la x e viene x per 2x meno 1. Il terzo trinomio, secondo, è un prodotto notevole, è il quadrato di 2x meno 1, quadrato del primo, quadrato dell'ultimo e doppio prodotto. Siccome il doppio prodotto è negativo, è il quadrato di una differenza, e quindi qua raccolgo solo un 3. Poi, massimo comune divisore è fatto dai fattori comuni con l'esponente più basso. L'unico fattore comune è 2x meno 1. MCM, fattori comuni e non comuni con l'esponente più alto. Ho x, ho 3, quindi 3x, e ho 2x meno 1 alla seconda. Fine. Ci sono domande? Ok. Allora ci fermiamo qua.